visto la coglia. Io l'ho visto io lì, no. Parliamo di Erbaluce, un vitigno a bacca bianca tipico del Piemonte e in particolare dell'area del Canavese. Oggi ci concentriamo su uno dei prodotti più importanti che si ottiene con l'Erbaluce, che è il caluso passito. Per ottenere questo prodotto il processo è un processo di produzione molto artigianale, non è possibile industrializzarlo. La tecnica con cui si produce questo vino è una tecnica antica. Dapprima bisogna selezionare le uve più adatte all'appassimento, quindi quelle più spargole, con gli acini dalla buccia più spessa, che vengono selezionati durante la vendemmia per essere poi successivamente appesi nella passitaia. Una delle caratteristiche più importanti del processo produttivo è proprio l'appassimento naturale. Non c'è forzatura, non si utilizzano celle condizionate, si utilizza semplicemente quelli che sono i fattori climatici tipici del Canavese, quindi temperature piuttosto basse durante l'autunno e le naturali correnti d'aria che si sviluppano a partire dalle Alpi. L'appassimento si protrae per 4-5 mesi, questo dipende molto dall'andamento climatico dell'annata. Durante l'appassimento si verificano due fenomeni. L'acino tendenzialmente perde peso, quindi si disidrata, raggrinzisce e si concentrano quindi tutte le sostanze al suo interno, gli zuccheri, gli acidi e anche gli aromi. Dall'altra parte abbiamo un altro processo molto importante che è l'infavatura, cioè l'attacco da parte della botrite nobile, che è un microorganismo che sostanzialmente si sviluppa all'interno dell'acino e che rende molto particolare sia l'aspetto visivo, perché questi acini attaccati diventano di colore blu, sia l'aspetto, diciamo così, organolettico, perché la botrite nobile cambia un pochino quelle che sono gli aromi primari dell'erbaluce, arricchendole di note molto particolari. Il processo di appassimento termina quando i grappoli di erbaluce raggiungono una certa concentrazione zuccherina. Si parla quindi di una perdita di peso piuttosto importante, circa del 50%. I grappoli vengono tolti dagli stendini su cui erano messi ad appassire e vengono pressati per ottenere così un mosto molto concentrato, molto ricco di zucchero. Solitamente si utilizzano torchi verticali o presse meccaniche, che sono macchinari ormai forse desueti per la vinificazione e per l'enologia in generale dei vini bianchi, ma sono ancora estremamente utili per la pressatura e quindi l'ottenimento del mosto per il passito di caluso. Si ottiene subito un mosto piuttosto concentrato, dal colore intenso, proprio dato dal fatto che durante l'appassimento le bucce dell'erbaluce tendono ad arricchirsi in colore, soprattutto sui toni ambrati. Il mosto così ottenuto va incontro alla fermentazione. Questo è un processo piuttosto complesso perché difficilmente si riesce ad ottenere una fermentazione molto veloce. Queste fermentazioni tendono a durare per un paio di mesi all'incirca. In questa fase gli zuccheri del mosto si trasformano in alcol. La fermentazione viene poi interrotta quando si raggiunge un livello alcolico desiderato, intorno ai 13-14 gradi di alcol. Rimane così un residuo zuccherino naturale molto importante che conferisce non solo dolcezza al prodotto, ma ne costituisce anche la densità, quindi il carattere tipico del caluso passito di una certa consistenza anche in bocca.
Una volta terminata la fermentazione si passa all'affinamento. L'affinamento classico del caluso passito veniva effettuato in botti, in passato in botti piuttosto piccole, oggi si sceglie soprattutto la barrique, quindi le piccole botti da 225 litri. In questa fase il prodotto si affina, tende a migliorare le sue caratteristiche organolettiche e soprattutto si attende il termine dell'affinamento affinché il passito possa esprimere al meglio i suoi caratteri, quindi le tipiche sensazioni di frutta secca, le sensazioni di mandorla. Il processo di affinamento dura almeno 4 anni per i prodotti base e si può protrarre per ben più tempo, fino anche a 10 anni per le riserve. In questo caso parliamo proprio di Caluso Passito Riserva, che sono i prodotti più interessanti e che meglio si possono conservare anche una volta imbottigliati. Il Caluso Passito è un prodotto straordinario sotto questo punto di vista perché ha una capacità di affinamento molto molto importante. Spesso si degustano bottiglie di 20, 30, anche 40 anni.